Ciao amici di Aledo Games, buongiorno e buona domenica. Come ogni domenica si va a girare i giocatori della settimana e questa settimana, oltre il giro gratis conquistato con l'evento, con la squadra italiana, che mi è costato un problemino non da poco, lo vedrete fra qualche partita, fra molte partite del campionato. Ma detto questo, andiamo a girare i giocatori della settimana. Sapete che ho molti giocatori che mi piacerebbe pescare. Specificatamente Camavinga e Koundé sicuramente sono i primi due, poi per ragioni differenti anche Diogo Jota, Maignan e Raspadori. Gli altri giocatori onestamente mi interessano davvero poco, quindi io quando ho trovato i due terzini mi fermerò, se li trovo ovviamente, perché l'ultima domenica è andata malissimo, vediamo stavolta come va. Comunque, questi due terzini sono proprio quello che cerco, terzini difensivi 95, Camavinga 93, veramente ottimali, ottimali davvero per il tipo di gioco che ho impostato con il 4-1-1-4, che a volte diventa 4-2-4, che a volte diventa 4-1-2-3, però più o meno quello è. Raspadori più per ragioni d'affetto che per altro, perché sicuramente ho ESAB interessanti. Maignan invece mi interesserebbe parecchio, onestamente lo sto usando spesso, adesso con valutazione A, ha ottime, ottime valutazioni, quella parata PT 78 un po' bassa, le altre sono davvero ottimali, potenze di tiro, salto, contatto fisico. Però questi, il signor Koundé è sicuramente il primo che vorrei pescare, anche se Alexander-Arnold a tirar fuori non è facile perché non sbaglia un passaggio Alexander-Arnold. Però mi scopro parecchio, devo dirvi la verità, quindi vorrei provarlo. Diogo Jota pure è impressionante, 96, giocatore alla prolifica, quindi non mi dispiacerebbe affatto. Però bando alle ciance, ciancio alle bande, andiamo a fare subito il giro gratis e vediamo chi esce. Io spero Liga Spagnola perché i due terzini, beh, sono lì. Vediamo. English League, Ale. Diogo Jota, però sarebbe bello. Oh, eh sì, Diogo Jota. Ah, la prolifica è molto interessante. 96. Andiamolo subito a vedere in squadra. Non lo vedrete subito nelle partite, ci sono molte partite registrate prima nel campionato. Andiamolo però subito a vedere schema di gioco. Eccola qui la mia squadra. Diogo Jota, 96. Andiamolo a mettere qui. E 99, ragazzi. Molto interessante, molto molto interessante. Leao pure è un ottimo giocatore, ma Diogo Jota è 99, è molto interessante e lo utilizzeremo. Bene, non è uno dei due difensori, dei due terzini, ma questo giocatore mi rende molto lieto. Sicuramente il migliore first time shot. Sicuramente il migliore del pool, non c'è alcun dubbio, quindi siamo partiti bene. Adesso speriamo con i prossimi tre giri di beccare i due terzini. Proviamoci, andiamo. Liga, 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 liga,
ma non va bene. Kangin, ma chi è? Lee Kangin 92. No, cioè, non c'è parametri malaccio, ma giocatore chiave. Se qualcuno ce l'ha, ha avuto buone esperienze, me lo faccia sapere, ma non mi esalta. Via, terzo giro. Liga spagnola, dai, è uno dei due stavolta sì, eh. È uno dei due stavolta sì.
ed è Kamawinga, come lo dice Caressa, è tipo Mazinga. Dispiace togliere Hernandez, perché Hernandez a livello offensivo è mostruoso, Teo Hernandez, però io voglio provare un attimo a equilibrare un pochino più la squadra, perché sono davvero molto esposto, quindi andiamo a mettere dentro Kamawinga, anche se perdo un punticino di overall, eccolo qui. 95, ne perdo 2, però lo voglio provare, anche perché poi la valutazione ha in questi giorni, ce l'ha fino al 11 di maggio, praticamente fino alla fine della fase del campionato. Bene, 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 ultimo giro, dai, speriamo di pescare Koundé. Vediamo, proviamoci. Campionato italiano. Ora Raspadori, Magnan. Vediamo. Oh, Raspadori. Avrei preferito Magnan da un punto di vista. E c'è pure Diogo Jota, ce n'ho fin troppi. Ce n'ho fin troppi. Però anche lui non è mica malaccio, Raspadori, in questa versione ultra pompata. Peccato per Koundé. E vediamo, schema di gioco. E io non riesco. Beh, proviamolo Raspadori, anche se Vinicius pure è un grandissimo giocatore, però valutazione A. Lo proviamo, vediamo. 96, mica male, eh? Però ovviamente Diogo Jota titolare. Ragazzi, e per questa mattina è tutto. Ho trovato due titolari nuovi per la squadra, non mi dispiace affatto. Preferivo pescare rispetto al centrocampista e rispetto a Raspadori Koundé, non fa niente, e mi copro un po' più a sinistra, sono un po' più scoperto a destra, ma Alexander-Arnold è un gran giocatore. Vi auguro una buona domenica, e magari per un certo numero di tifosi oggi sarà una giornata speciale, o magari no, vedremo che succede nel pomeriggio. Per il momento io vi auguro una buona domenica e vi ringrazio per essere arrivati fin qui, e ci vediamo ai prossimi video. Si continuerà a pubblicare un paio di video al giorno del campionato, perché ho giocato parecchie partite. Grazie per l'attenzione, ragazzi, ciao!